Io devo dire che a me la settimana è veramente scorsa velocissima in compagnia di Veronica anche Castro. Anche a me, ho trovato un'altra amica. Questa mi fa piacere, no? Veramente. Grazie, siamo quasi agli sgoccioli, purtroppo, oggi e poi domani. Eh sì, però manca ancora. Manca ancora un po' di tempo. Sì. Allora, ieri abbiamo parlato di telenovelas, quello che succede un po' dietro le quinte, quante ore di lavoro. Sì. Però noi che a buon pomeriggio vediamo Veronica, il volto dell'amore, ti ricordi qualche episodio magari curioso, simpatico di quando hai registrato questa telenovela? Questa telenovela è stata la prima telenovela che ho fatto fuori del mio paese. Fuori dal Messico? Sì, dal Messico. Infatti è stato difficile, dopo sono ingelositi? Sì, ingelositi in Messico. Ma pensa. Sì, hanno fatto una festa tremenda, terribile, si sono arrabbiati con me e non mi lasciavano perché tornare. Perché sei andata di là. Ho dovuto fare un'altra telenovela. E ricordo che è stato bellissimo, sono andata per aprire un mercato, non mi conoscevano, attraverso la telenovela, certo. Ma quando sono andata è stato veramente piacevole per me conoscere a tutti gli argentini, certo. A tutti gli attori, l'attrice, e mi è piaciuto moltissimo fare questa telenovela. Quindi ti ha lasciato un ottimo ricordo. Sì. E a noi invece adesso ci lascia un attimino anche in ansia perché non sappiamo come va a finire, cosa succede, però questo ci fa piacere. Senti, secondo te Veronica, proprio tu che sei la regina delle telenovelas, perché credi che il pubblico ami così tanto le telenovelas e che si attacchi e che si immedesimi proprio nel personaggio, anche nei tuoi personaggi soprattutto? Che poi in fondo le telenovelas, se vuoi, anche se parlano di realtà, però finiscono sempre bene, quindi sì. Sono forse un po' distanti dalla realtà. Sì, un po' distante, ma sai che sempre dico questo, che sì, le persone che facciamo le telenovele, un giorno di questi facciamo una vera storia, quello che è successo, una famiglia, una donna, non si può mettere nel televisore, non si può mettere. Davvero la realtà supera ancora questo tipo di storie, certo. Che sono semplici, tranquille, ogni tanto si ride, si piange, ma la verità è troppo... È troppo complessa. Quindi credi che sia anche la semplicità in fondo di queste storie ad attrarre il pubblico? Sì. Si assomigli un po' a quello, certo. Che succede nelle famiglie. No, non in tutto, perché giustamente, come hai detto tu, sarebbe complesso, però c'è un minimo. Cioè, giustamente quando si parla anche in questo caso di Veronica, che è un personaggio, una ragazza umile, di umili origini, che ha che questo passato un po' particolare, che vive in questo Luna Park. Certo che non tutti noi viviamo questa situazione, però ci sentiamo vicini per certi aspetti. E poi far sognare un po' al pubblico, questo fa piacere, vero? Perché sì, stiamo così vivendo in questo momento un momento difficile per tutto il mondo, la guerra, la fame, droga, queste cose che sono abbastanza brutte. Cioè sognare ogni tanto ci fa bene. Perché non possiamo sempre pensare purtroppo alle cose brutte. È vero. Ieri con Veronica, visto che è veramente molto disponibile, simpatica ovviamente, e accetta qualsiasi tipo di cosa, sempre nei limiti. Abbiamo parlato di storie d'amore e mi hai detto appunto che con Martinez hai avuto una storia d'amore vera. Mm-hmm. E visto che le nostre amiche, io per prima, perché sono curiosa, sono una pesce, quindi lo sai che un po' di curiosità ce l'ho. Sta bene. Ci chiediamo sempre, chissà se succedono le storie d'amore veramente. Veronica ieri ce l'ha confermato che ha avuto questa storia che poi non è stata, è stata buona per non un periodo. Non bella. Non è rimasto un ricordo bellissimo. No. E adesso invece passiamo alla vera storia d'amore, storia di vita di Veronica Castro. Quella è una storia. È una storia enorme, tra l'altro. Sì, enorme. Perché tu hai fatto una scelta, l'hai fatta per ben due volte la scelta, sì. Perché hai avuto il primo figlio da un uomo, Cristian, il secondo Michel da un altro uomo, mm-hmm. E hai comunque fatto la scelta di rimanere una donna sola, indipendente, quindi non ti sei sposata. No. E credo questa scelta è veramente difficile da fare come donna. Sì, ma è più difficile sposare a qualcuno che non ti fa bene. Certo. È meglio a questo punto fare quella parola che è brutta, che è il divorzio. Certo. E se no non è sposare nessuno.
perché se non riesci ad andare avanti, se non vai bene, se non sei contenta, se non... Si rispecchia anche nel lavoro, certo. E poi come si riesce ad andare avanti? Però per te non deve essere stato facile in quel momento fare una scelta del genere. No, 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 non è stato facile, non è facile per nessuno, però ti mettono in questo problema. In questa condizione proprio. Diciamo, ti sposi e tu resti qua, fai questo, ora... Dico no. Meglio di abbandonare il tuo lavoro. Sì, sì, sì. Poi io non vengo così bene, non va con me questa idea di firmare. Mi sembra un contratto di vendita, no? Io sono tua, tu sei mio, tu mi paghi, io ti pulisco qua. E cosa vuol dire? Questo a me non piace veramente. Io preferisco essere così tranquilla, da sola, e si trovo un amore innamorata. E se non lo trovo... Pazienza, si troverà. Si troverà, sicuro. E allora Veronica Castro, che cosa ne pensa di quelle donne che, quelle, no, non perché purtroppo queste cose succedono, di aspettare un bambino, magari di avere degli screzi con quest'uomo, oppure di capire che non sarà l'uomo che ti farà felice, e perché c'è il bambino, perché accettano di sposarsi, pur sapendo fin dall'inizio che è un matrimonio che non avrà un esito positivo. Ecco, guarda, il problema, per esempio, nel mio paese, io non conosco bene i problemi qua, ma... Sono uguali, guarda, Veronica. Penso proprio di sì. Su certi aspetti sono uguali. L'irresponsabilità degli uomini, prima di tutto. E poi, che nel paese, quando arrivi a sposare, è meglio lasciare così, di un lato, per essere felici. Non so, se ti chiedono di sposare e se no ti chiedono di sposare, cosa puoi fare? Niente. Quindi c'è ancora questa condizione nel fatto che se una donna o si sposa o non si sposa, cioè se si sposa, bene. Le donne in Messico riescono ad andare avanti, sempre avanti, perché come hanno bambini, hai tanti poi. Certo, perché è vero. Le donne in Messico, 2, 3, 4, 5, non penso avere ancora di tanti, non di più. Non di più, ti bastano due. Sì, no, è troppo. Ma sì, le donne in Messico è molto forte, la donna. Come la trovi la donna italiana, per quel poco che conosci? Così forte oppure no? Penso che anche la cultura è molto importante. Voi avete un'altra possibilità migliore dal Messico di studiare, di prepararsi, di pensare un po'. Le donne in Messico ancora non siamo riuscite ad andare così avanti come voi. Certo. Voi siete donne che andate a scuola, lavorate. Invece le donne nostre... si sposano o non si sposano, ma diciamo che il suo uomo. L'apice della felicità di una donna in Messico è sposarsi, mm-hmm. o per il massimo, diciamo, non quindi far carriera come succede da noi. Sì, poi esisteva un'età, per esempio, quando ero nell'università, che mi dicevano: guarda, che non ho ancora trovato il fidanzato, oh, cosa Dio. Posso fare? Dico, e che? Che me ne importa a me? Che me ne importa a me? Dico, perché voglio un marito, un fidanzato, ti porti il tempo via, i soldi, tutto, guarda, no. Però no, meglio no. Mi stai dicendo veramente la verità. Quindi credo che Veronica Castro, come donna nel tuo paese, anche per innamorarti, hai delle difficoltà ancora. Perché sì. Questi uomini quindi vivono da te con la mentalità delle donne del Messico, sì. Cioè sono abituati ad avere la donna che sta a casa, sì. Che magari a 23 anni è già sposata con dei figli, sì. Figurati una donna sì. come te. Da paura, da paura, gli uomini quando ti guardano che se hai studiato, che puoi andare avanti, che sei dipendente, paghi, vai, che viaggi. Lavori, così si girano un po', dicono. Mm. Questa non li possiamo prendere in giro facilmente, cosa facciamo? Quello è non quello è facile. Senti Veronica, ma in questo momento il tuo cuore batte per qualcuno, non batte, stai aspettando che batta? Anche se sei molto serena, Sì. Me l'hai detto già prima, hai detto vabbè, sì, se sì. mi innamoro bene, se non mi innamoro pazienza. In questo momento come sei messa? Sai che il mio cuore è sempre aperto. Io penso che sicuramente perché... Davvero me lo merito, penso proprio di sì, perché io quando mi innamoro perdo la testa, sono innamorata davvero, sì, di tutto, sì, appassionata. Penso che me lo merito e lo troverò sicuramente, certo. Ma non lascio il mio cuore chiuso e dire no, non mi innamoro più, no, non è questo. Quindi è aperto. Invece è aperto, dico, se arriva l'amore, come puoi dire di no?
No, assolutamente, no. Assolutamente, non si deve dire di no all'amore. E allora, lasciando questo questo sei cuore... innamorata? Lasciando questo cuore aperto, perché è sempre aperto, sì, per eventuali innamoramenti, lasciamo per il momento Veronica Castro e noi continuiamo il nostro buon pomeriggio e la ritroveremo domani e sapremo ancora di più qualcosa sull'amore, magari sul suo uomo ideale. Chissà che non lo trovi in Italia. Spero di sì, perché mi piacciono gli italiani. Benissimo, fermiamoci qui, domani vi aspettiamo, è ancora più numerosa.